facciamo ogni live esce questo argomento. Facciamo un discorso a 360 gradi. Ora mi permetto di farlo perché so che siete persone intelligenti e non demenziali come quelle che troviamo nei telegiornali. Hai mai pensato di spedire le tue cassette? No, ma non converrebbe. Ma no, ma non ha senso. Cioè, fai conto che io, cioè col vino, io ci sono rimasto male. Perché io non pensavo che costasse così tanto la spedizione. Cioè, la spedizione è folle. Poi sugli ortaggi, capisci, magari una cassettina di 30 euro rischi di spendere, non so, 30 euro di spedizione perché deve essere anche refrigerata. E poi guarda, ora io non voglio dire, ma chi lavora a volte nelle spedizioni sono proprio degli animali, eh. Non sapete quante bottiglie mi ritornano rotte e li ho visti come le caricano, le buttano, quindi vai. Allora, e poi secondo me il messaggio più forte che voglio passare è: cerca un agricoltore nella tua zona, ce ne sono tanti. Tieni in piedi lui, perché tieni in piedi un territorio, il tuo territorio. Oh, che bella domanda. Matt, come stai? Allora, ho rischiato quest'anno il burnout, ve lo voglio dire. Secondo me avete visto anche un pochino i video che, non erano tanto... Non è che non erano belli, però ero molto stanco. C'è da dire questo, che dal 2020... ho corso tantissimo, ho aperto due aziende, ho preso un sacco di persone a lavorare con me, ho fatto tante cose, veramente tante, di cui ne vado molto fiero. Il problema è che a un certo punto ero proprio stanco, tanto stanco, e non facevo vacanze vere da un po', staccando tutto, e quindi basta. Ho preso le vacanze, un po' mi sono resettato e basta, fine. Ho rischiato il burnout quest'anno. Per fortuna mia moglie mi ha preso in corner, mi ha spedito in vacanza e si è incazzata più volte perché guardava il cellulare dicendo basta, basta, basta. Mi ha salvato in corner. Ora, è stato un periodo bello pieno. Guardate, mi ha buttato molto giù il tempo quest'anno perché, cavolo, è stato proprio una brutta annata. Tanto lavoro, tanta passione che ci metti, vedere che va tutto a ramengo è difficile. Anche perché ora, ragazzi, comunque, parlando un po' onestamente, col cuore un po' in mano, oggi io ho dei dipendenti, io do da mangiare delle famiglie. Se sino a ieri comunque tutto questo era sì, però un gioco, capitemi, che se non porto io a casa la pagnotta, vabbè, ho qualche risparmietto, ce la facciamo. Oggi devo preoccuparmi in primis dei miei dipendenti, devo dare prima loro lo stipendio, perché giustamente anche loro hanno tutte le loro robucce, dico robucce, capitemi, nel senso buono, e quindi questa roba qua portava comunque delle grandi preoccupazioni. Perché è giusto così che uno, insomma, fa l'imprenditore, abbia la responsabilità e lo viva anche come atto di responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e ci tenga, gli voglia bene. Io gli ci voglio bene ai miei dipendenti, quindi vedere che non vanno le robe, avere un po' la caga di dire oh, ma ce la facciamo questo mese a pagare gli stipendi, perché l'avete visto anche voi come andate, insomma è stato un po' un brutto periodo, però insomma, ora stiamo bene. Non è cambiato il periodo, sono cambiato io nell'approccio, cioè ho incominciato a smettere di lamentarmi, ho detto ok, la situazione è questa, basta, ora vado avanti. E per quello che ho scelto, e qua rispondo anche alla domanda di Alessandro, di cercare anche un'altra persona che mi faccia compagnia e che lavori con me come socio. Non è semplice dire cerco un socio, eh? È un bello step, anche orgoglio, però quando capisci che tu hai un valore più alto e quello che io voglio fare è fare una bella azienda agricola, e chi se ne frega, se trovo una persona con cui condividerlo ancora meglio, no?
presente, ma ci presenterai mai la tua famiglia? Qua posso già risponderti subito. Stavo cadendo. La risposta è no. Perché io e mia moglie dall'inizio questa avventura con voi abbiamo deciso che i nostri figli non li avremmo messi in vendita sui social. Hai visto che quando metti i figli, comunque sia, in un modo o nell'altro, li usi, non voglio che i miei figli vengano... Fanculo, è caduto tutto, vai. Non voglio che i miei figli vengano messi, spiattellati in un mondo per cui non hanno ancora strumenti per capire il tutto. Sanno che cosa fa il papà, va benissimo, mi vedono in televisione, vedono, però secondo me coi figli c'è da andare un po' piano. Anche perché guardate, insomma, prima di tutto, allora, parliamo di visualizzazioni. Di sicuro, secondo voi, se facessi i video con i bambini, ma anche quando erano piccolini, ma a volte ci sono delle scene, cioè i miei figli con le pecore, con Grappa che giocano, eccetera, eccetera, di sicuro fare molte più visualizzazioni. Però, cavolo, è una cosa comunque intima, non so come dirla. E poi spiattelli lì i figli, non lo so, ragazzi, non mi è mai piaciuto. Dopo, se uno lo vuole fare, nella responsabilità di genitore, ognuno sceglie quello che vuole. È stata una scelta congiunta mia, di mia moglie, e basta. Molto. È per quello che non li vedrete mai, ecco. Poi mia moglie, se volesse venire in un video, mia moglie non vuole, assolutamente si vergogna, e basta. Quindi, cioè, non posso. Su qualche stories forse è scappata mia moglie, ma guardate, ma è anche bellina, cioè no, anche bellina detta così è brutta, è bella mia moglie, però mia moglie non vuole, io che cosa faccio, la obbligo? No, pro contro lupo. Allora, facciamo, ogni live esce questo argomento, facciamo un discorso a 360 gradi. Ora mi permetto di farlo perché so che siete persone intelligenti e non demenziali come quelle che troviamo nei telegiornali. Ora, tutte, quando sentiamo parlare delle sorghe pantegane su REC, dei cinghiali, dei lupi, il giudizio che esce dall'italiano medio è no, salviamoli assolutamente, non abbattiamoli, non facciamo nulla, eccetera, eccetera. E è un giudizio che viene da persone tendenzialmente che sono in città e che non hanno niente a che fare col lupo, col cinghiale, eccetera, eccetera. Perché dico questa cosa qua? Per un fattore molto, ma molto semplice. Che nel ciclo della natura, della vita, quello che abbiamo studiato, credo, tutti a scuola, ci sono i cacciatori e ci sono le prede. Funziona così tutto il sistema, quindi citando i nostri famosi Aldo, Giovanni e Giacomo, ogni mattina un leone si alza e sa che dovrà correre più veloce della gazzella. Ecco, quello lì. Ci sono animali che cacciano e ci sono animali che vengono cacciati. Ora, in tutto questo, noi non possiamo mettere in un sistema animali che non hanno cacciatori, cioè che non vengono cacciati, perché altrimenti l'ecosistema non rimane in piedi. Quando abbiamo un surplus di animali, vanno contenuti, che non vuol dire sterminarli, vuol dire contenuti, punto. Questa roba qua vale per tutto, dopo lo facciamo in modo più umano possibile, eccetera, ma va benissimo, cioè ora ragazzi non sto dicendo di andare in giro con i bastoni e picchiare i piccioni, cioè, però capite che a un certo punto noi comunque dobbiamo vivere in questo mondo e dobbiamo fare anche da custodi. Fine. Cioè, guardate il caso veramente dell'Australia. Cioè nell'Ottocento ne hanno liberati 30, nel giro tipo di 15 anni si sono trovati invasi, decimati dai conigli, perché non c'erano animali che mangiavano i conigli. È per quello che gli australiani sono così gnecchi sul non far entrare niente nel loro paese. Vabbè, ma c'è una ragione. Perché hai iniziato a fare l'agricoltore? Bella domanda. Ti spiego il perché.
perché io ho incominciato, allora, sin da sempre a me piace farmi la roba in casa. Da piccolo, cioè piccolo non è vero, quando avevo 18 anni mi facevo il formaggio in casa e mia mamma si incazzava perché su un fornello di casa non era proprio la roba migliore, puzzava tutto, vabbè, di formaggio, insomma, varie robe. Però, vabbè, mi facevo il formaggio, le grappe aromatizzate, cerco di farmi tutto, la passata, insomma, varie robe. E solo che andavo a comprare tutto il tutte le robe, tipo per la passata comprare i pomodori. Il problema è che una volta dal fruttivendolo i pomodori erano buoni e l'altra volta non erano buoni, eppure era lo stesso pomodoro. E allora ho incominciato a coltivarmele io, e da cosa è nata cosa. Cioè, l'agricoltore lo fa a chi gli ci piace l'elenco, perché l'agricoltore è hai un terreno e puoi costruire, puoi trasformarlo, puoi generare come vuoi. Wow! Questa è la parte poetica, dopo ci sono gli scazzi. Ma guardate che gli scazzi, tre quarti degli scazzi dell'agricoltura è la burocrazia, eh? Non crediate. Senza burocrazia io ti giuro che il mio lavoro sarebbe anche bello. E è inutile, perché devo essere onesto, in questo non è l'Europa, perché in tanti paesi dell'Europa non hanno tutte le normative che abbiamo noi. Quindi guardate, su questa roba qua, vedi la Spagna, vedi la Grecia, non è così.